auguriamo la squadra della Savignanese per il prossimo campionato di eccellenza Emilia Romagna Girone B 2016-2017. Facciamo un applauso innanzitutto a Federico Buda, che ha fatto veramente una portata eccezionale, poi a Sandro e a Monica del Sottomarino Giallo e a tutto il personale del locale. Grazie a tutti quanti per essere intervenuti, compresa anche l'amministrazione comunale che dopo andremo a chiamare. Iniziamo subito col presentare la rosa della prima squadra della Savignanese. Sono già al mio fianco il portiere Gianmarco Pazzini, che è qui sulla mia sinistra. Accogliamolo con un applauso. Gianmarco Pazzini, che ormai da diverse stagioni difende la porta della Savignanese. Al suo fianco abbiamo Marco Zoffoli, un applauso anche a Marco Zoffoli. Sono i due portieri della prima squadra della Savignanese per il prossimo campionato. Una domanda ad entrambi. Allora, Zoffoli, tu praticamente, come si suol dire, fai il dodicesimo. Sì, il mio ruolo è questo, poi il mio compito è quello di farmi trovare pronto qualora ce ne fosse bisogno, e niente. Invece Gianmarco, tu difendi per l'ennesimo campionato la porta della Savignanese, ben sapendo che sei uno dei migliori portieri della categoria. Sì, questo è il quinto anno che sono qui a Savignano e mi sono trovato molto bene sin dal primo anno, e ogni qualvolta vengo chiamato non ho dubbi di rimanere qua. Bene, un applauso ai portieri della Savignanese. Gianmarco Pazzini e Marco Zoffoli. Iniziamo con i difensori e chiamiamo subito Stefano Lessi. Accogliamolo con un applauso. Eccolo qua Stefano Lessi, che sta arrivando alla mia sinistra. Poi chiamiamo Michele Turci, che è un nuovo arrivato, l'anno scorso era nel Meldola. Accogliamolo quindi a Savignano con un applauso. E Luca Righi, una vecchia conoscenza, compagno di viaggio nel Conca Morciano con me, tanti bei ricordi. Luca, difensore centrale, fra l'altro autore di tanti gol anche nella tua carriera, quanti ne hai fatti? Una volta tanti, ultimamente di meno. E allora andiamo avanti con Gianluca Lamaida. Poi un nuovo arrivato, Riccardo Fulvi dalla Sant'Arcangiolese. Paolo Vandi, eccolo qua Paolo Vandi. E poi abbiamo Nicola Gori. E abbiamo ancora un giocatore proveniente dalla Repubblica, dal San Marino, Michele Cevoli. Giocatore, fra l'altro, con una stazza molto alta. Bene, questi signori sono i difensori della Savignanese nel prossimo campionato. Guardateli bene, perché gli attaccanti delle squadre avversarie dovranno fare i conti con loro a cominciare dal 4 settembre e dare gara di inizio del prossimo campionato, ma si comincia già subito domenica con la Coppa Italia a San Giovanni Marignano. Un applauso quindi ai difensori della Savignanese. Andiamo a presentarvi poi velocemente anche i centrocampisti. Il cuore proprio della squadra, come si suol dire, con Nicolò Neri. Eccolo qua Nicolò alla mia sinistra. Poi Manuele Lombardini, un giocatore con tantissima esperienza, ha militato in tante squadre, quindi accogliamolo. Manuele, cioè, il secondo anno che tu sei a Savignano, come ti sei trovato? Molto bene, se no non rimanevo. La società è molto seria e si gioca a calcio. Si dice che tu possa avere un nuovo ruolo quest'anno? Infatti eravamo indecisi se venire per la difesa o per il centrocampo. Io ti ho chiamato come centrocampista, poi sarà come sempre Oscar Farnetti a decidere. Marco Brighi, anche lui un giocatore esperto, proviene dalla Vispesaro. Accogliamolo con un applauso Marco Brighi. Allora, la tua esperienza nella Vispesaro e questo tuo passaggio a Savignano? No, mi hanno cercato quest'estate il direttore De Falco, il suo cardinale, niente, sono molto contento di essere approdato a Savignano e speriamo di ripagare tutta questa fiducia. Bene, grazie a Marco Brighi. Poi
abbiamo Lorenzo Dormi, giocatore, secondo il mio punto di vista, uno dei migliori della categoria, qua a destra. Allora Lorenzo, quest'anno cosa puoi promettere? Cosa posso promettere? Che proverò a fare meglio dell'anno scorso, io come tutta la squadra. Poi andiamo a presentare Leonardo Magnani, proveniente dalla Sant'Arcangelo. Riccardo Lasagni. Abbiamo un altro giocatore proveniente dalla Repubblica, da San Marino, Marcello Mularoni, eccolo qua. Poi abbiamo Stefano Amadori, che non c'è, bene, e Giacomo Pracucci. Questi calciatori sono l'ossatura, fra virgolette, del Savignanese a centrocampo, quindi facciamogli un grosso applauso, perché da loro ci aspettiamo veramente tanto nel prossimo campionato. Passiamo ora all'attacco, coloro che finalizzano poi il gioco della squadra, e partiamo da una vecchia conoscenza come Matteo Casadei, detto Bibo. Allora Matteo, quanti anni sono che sei a Savignano? Fra quando eri, poi sei andato, poi sei tornato? Se non mi sbaglio 8-9, perché ne ho fatti 5-6 prima di fare altre esperienze in altre squadre. Questa è la terza stagione da quando sono tornato, quindi cosa vuoi che le dica? Sei stato Dio, e quindi sono contento di star qua. Bene, grazie a Matteo Casadei. Passiamo a Nicola Farneti. Ormai lui è un veterano, un po' è il Nicola Bergomi della situazione qui, perché lui praticamente non ha mai tradito la maglia gialloblu. No, 10 anni che sono qui, si sta bene, come ha detto Bibo, e quindi continuiamo a star qua. Non ti è mai venuta la voglia di fare un'altra esperienza? Sì, adesso si vedrà con tempo. Prima c'è questa stagione da affrontare, poi dopo si vedrà come andrà. Fisicamente come va? Come stai? Fisicamente adesso bene, poi è sempre la stagione a decidere come si va. Bene, grazie a Nicola, sempre molto simpatico ovviamente. Abbiamo un giocatore molto importante, Nicolò Lolli, proveniente dal Limolese. Tra l'altro è esordito in Serie A nel Cesena. Allora, questa esperienza a Savignano, questo contatto, che ambiente hai trovato? Un ambiente molto sano per quel poco che ho potuto vedere, e comunque ringrazio tutti perché mi sono trovato bene fin dal primo giorno. È una nuova esperienza stimolante e quindi spero di dare il mio contributo. Che squadra tifi tu in Serie A? In Serie A per l'Inter. Quindi. Bravo, questo sarai un mio amico, perché io sono interista, così come il proprietario del locale. Grazie a Nicolò Lolli. Marcellin Mema, un ritorno anche il suo, facciamogli un applauso, proveniente dal Savignano, poi l'esperienza nel Bacchia Cesenatico. Allora Mema, cosa puoi promettere quest'anno? No, promesse niente, cioè non si fa un promesse. Quanti gol farai? No, adesso vediamo. Ok, e infine Emanuele Belloni, una promessa, classe 97, proveniente dalla Sant'Ermite. Si dice un gran bene di te, fra l'altro tu sei andato al torneo delle regioni, giusto? Sì, esatto. Che esperienza è stata? Ah, un'esperienza, una delle migliori della mia vita, è stato benissimo, una settimana fantastica, abbiamo ottenuto anche un bel risultato, siamo arrivati in semifinale, è andata bene. Bene, facciamo un applauso agli attaccanti della Savignanese, guardateli bene perché vi daranno delle grosse soddisfazioni. Cominciamo dall'allenatore Oscar Farneti, direi di accoglierlo con un boato, perché Oscar ormai è andato in doppia cifra, come si suol dire, gli attaccanti che fanno più di 10 gol. Oscar, tu sei andato in doppia cifra, giusto? Giusto. Quindi è già cominciata la preparazione, domenica si comincia San Giovanni Marignano, è un impegno già importante in Coppa Italia. Com'è la squadra in questo momento, diciamo, dal punto di vista fisico? Va tutto bene, direi che il nostro obiettivo non è sicuramente la Coppa Italia, ma è il campionato, e quindi con questo non vogliamo sviluppare sicuramente la Coppa Italia, perché giochiamo per vincere, però ci prepariamo per il campionato. Però le cose vanno meglio, il merito sicuramente dei ragazzi. Mi preoccupa un po' il fatto che dicono che si stia troppo bene, quindi questo non è sicuramente una buona cosa. Vuol dire che sei troppo buono?
o fanno troppo poco. Allora Oscar, ti volevo fare una domanda invece sul campionato. Campionato a 20 squadre, è stato inserito il Rimini in questo campionato, è stata ripescata un'altra squadra, ci saranno più partite, più impegni, insomma un campionato importante. Beh, l'arrivo del Rimini arricchisce l'interesse del campionato, è sicuramente una cosa piacevole, secondo me è un bene. Il problema delle 20 squadre è aumentano gli impegni, ma chi fa sport l'impegno è un piacere, non è un peso, quindi più squadre ci sono, più partite ci sono e più bello è. Le difficoltà aumentano, ma se aumentano le difficoltà saranno anche più, le soddisfazioni saranno anche maggiori. Quindi credo che sia un piacere il fatto che sia sia 20 squadre che ci sia anche lì. Bene, un applauso ad Oscar Farnetti, veramente meritato perché è uno dei più bravi allenatori, lo dicono gli altri tecnici della categoria. Poi abbiamo il vice Alfredo Cardinale che questa sera non c'è, però ricordiamolo che Alfredo Cardinale ha giocato nella Savinese, ha giocato nel Rimini, ha giocato in tante squadre, quindi quest'anno abbiamo l'onore di avere Alfredo con noi come vice allenatore. Abbiamo l'allenatore dei portieri, Federico Gozzi, un'altra vecchia esperienza, almeno personalmente a Morciano. Grazie Federico, è un grande portiere, eri nella tua carriera, diciamo. Ora alleni Zoffoli e Pazzini, come sono? Innanzitutto sono due bravissimi ragazzi, e non ho solo loro due ma anche i portieri della Juniores. Posso solo dire che lavorano molto, sono dei ragazzi intelligenti, accettano tutto quello che gli propongo, anche cose magari inusuali. Sono molto soddisfatto e mi piace molto lavorare con loro. Bene, grazie a Federico Gozzi e poi passiamo al massaggiatore Alessandro Migani che non c'è, però anche lui fa parte dello staff tecnico e passiamo a presentare invece la società partendo dall'accompagnatore Adamo Gori. Accogliamolo Adamo Gori come accompagnatore della squadra, della Savignanese e chiamiamo anche il team manager Luca Venturi. Luca non mi è molto simpatico perché non è dei miei colori preferiti, però è un amico, quindi allora Luca, quest'anno cosa ne pensi della Savignanese? Tu che ormai la segui da anni, in panchina. Niente, speriamo che sia un'annata positiva e gli obiettivi li hanno detto anche i ragazzi e il mister, fare un campionato di alti livelli, speriamo. Ecco, tu Adamo invece cosa ne pensi di questo campionato con il Rimini che sulla carta diciamo è favorito? Il Rimini è favorito, però anche noi andiamo bene. Quindi metti la Savignanese anche fra le favorite. Sì. Allora, passiamo al direttore sportivo, accogliamolo con un applauso, Andrea Marucca. E con lui chiamiamo anche il direttore generale Franco De Falco. Allora Andrea, mentre aspettiamo Franco De Falco, che fra l'altro lui è direttore generale responsabile del settore giovanile, quindi doppio ruolo, doppia responsabilità, doppio stipendio anche, no? Allora Andrea, che squadra hai allestito quest'anno? Ah, una squadra più giovane confronto agli altri anni, quanto abbiamo 11 giovani e 11 grandi, quindi abbiamo puntato sui giovani che poi rispecchia il frutto della società. Abbiamo molti giovani nel nostro settore giovanile, su 6 su 11, e quindi un altro merito al lavoro che quest'anno stiamo portando, almeno da quando siamo entrati io il direttore in questa società, e cerchiamo di portare avanti maggiormente nei prossimi anni. Ecco Franco, invece tu nel doppio ruolo di direttore generale, ma grande conoscitore del calcio, e responsabile del settore giovanile, quali sono i programmi anche nel settore giovanile? Il programma del settore giovanile è una strada che è stata già presa, non da me, ma dalla Savignanese da tanti anni, per cui io porto solo le mie esperienze e metto a disposizione dei ragazzi il mio sapere. Il nostro obiettivo è di portare in prima squadra sempre più ragazzi. Savignano è uno dei migliori settori giovanili, un settore giovanile dal quale il Cesena ogni anno prende minimo 3-4 ragazzini. Per noi questo è un vanto, credo che debba essere un vanto. Per cui vuol dire che in basso si lavora bene e dobbiamo essere bravi a lavorare sempre meglio, in modo che quando arrivi in prima squadra
Oscar ci possa lavorare con più facilità, cioè meno problemi gli creiamo, meglio è. Ecco, tu hai visto tante cose nel calcio professionistico, da calciatore, da dirigente, eccetera. Stanno succedendo, diciamo, c'è molta crisi, no? Nel settore calcio, abbiamo visto anche in Lega Pro quante squadre sono sparite, il Rimini stesso, diciamo, che poi è ripartito dall'eccellenza. Cosa pensi di questo, del movimento, diciamo, in generale? Che è un calcio da rifare, è un pozzo senza fine dove, secondo me, non si vede ancora il fondo. Cioè, il calcio ha toccato il fondo. Speriamo di riuscire a venirne fuori, qualche dubbietto ce l'ho. E bisognerebbe ripartire dalle fondamenta, dai settori giovanili, però se si parla di settori giovanili solo quando la nazionale italiana fa brutte figure, poi ci si dimentica e si ritorna nel settore giovanile, soprattutto in basso si tenta a risparmiare invece di spendere sugli allenatori validi. È un po' il cane che si morde la coda. È un calcio che io condivido poco, per cui ci sto dentro in questo momento, perché a Savignano ho trovato persone serie che io già conoscevo, per cui a Savignano puoi fare il calcio come lo penso io, però in generale non è più il calcio di una volta. Grazie a Franco De Falco e grazie ad Andrea Marucca, rispettivamente direttore generale, vicepresidente Enrico Lombardini. Accogliamolo con un applauso e chiamiamo anche il presidente Marco Marconi, il presidentissimo di questa società, eccolo che sta arrivando. Cominciamo dal vicepresidente. Allora, Enrico Lombardini, nuovo in questo ruolo, responsabilità, te le senti? Sì, speriamo. È un nuovo ruolo diverso rispetto a quello che facevo anni fa in un'altra società, però quando ormai sono 3 anni che 3 anni fa mi chiamarono Marco e Rocchi per sentire se potevo venire a collaborare con loro. Sono venuto molto volentieri, anche se il tempo a disposizione purtroppo per motivi lavorativi, ultimamente anche familiari, sono diventato papà da poco. E mi do... Auguri. Grazie. Però speriamo che in futuro io avrò sempre più tempo da dedicare a questa società che merita. È una società per cui secondo me Savignano dovrebbe essere orgogliosa. La città di Savignano. Ripeti. È una società savignanese secondo cui per me il paese di Savignano, la città di Savignano deve essere orgogliosa. Sono d'accordo, facciamogli un applauso, perché personalmente, che sono l'addetto stampa di questa società e ne ho viste anche altre di società, concordo pienamente con quello che ha detto Enrico Lombardini. Ora passiamo al presidente Marco Marconi, che lo so che è un po' timido, diciamo, però l'anno scorso nella presentazione ti eri espresso, diciamo così. Quest'anno? No, l'anno scorso avevo detto che volevo vincere il campionato, non ci siamo andati molto vicini. Quest'anno per il campionato è già assegnato perché c'è il Rimini, quindi non correrò il rischio di dire quello che avevo detto l'anno scorso. Per il resto, quello che viene ovviamente lo vedremo soltanto sul campo. Io penso che abbiamo lavorato bene, poi come sempre è il campo che darà il responso. Benissimo, grazie a Marco Marconi, facciamogli un applauso al presidente e alla vicepresidente e chiamiamo qui anche lo sponsor. Dov'è? Non c'è? È andato via, ok. Allora andiamo avanti con la presentazione dell'allenatore della Juniores, Daniele Antonelli. L'ho visto prima, eccolo qua. Daniele Antonelli, ex giocatore della Savignanese e ora nel ruolo di allenatore della Juniores. Tu fra l'altro hai cominciato nel Del Duca, se non ricordo male, poi hai fatto il vice di Medri nel Romagna Centro, poi anche un'altra esperienza. Mi sembra. Ho fatto un'esperienza alla Ribelli con la Juniores nazionale l'anno scorso e quest'anno mi è sempre presentato l'opportunità di venire qui a Savignano. Sono molto contento perché è una società che conosco molto bene. È una società molto seria, c'è un impianto importante per lavorare e l'obiettivo è quello di far crescere questi ragazzi per farli arrivare in prima squadra. Più difficile fare l'allenatore o giocare a calcio? Fare l'allenatore. Bene, Daniele Antonelli, un applauso. Chiamiamo anche il team manager della Juniores, Giuseppe Rocchi. Viene a Cor-
segnato da questo tasto perché abbiamo perso col Chievo domenica, no? Cioè, allora Giuseppe, tu sei sempre team manager della Juniores, ma sei il factotum della Savignanese. No, adesso il factotum è una parola grossa, mi do da fare, cerco di fare tante il meglio. Cose. Beh, qualcuno ci stanno e bisogna farlo. Ecco, la formazione Juniores a cui tu tieni tanto, quest'anno secondo te avete allestito una buona formazione? Sì, ho visto dei 99 che sono molto bravi, ne abbiamo 7-8 che sono bravi e speriamo di far bene, di portare qualche giocatore alla prima squadra. Come tutti gli anni, noi il nostro obiettivo è quello di portare 2-3 giocatori. Dovete sapere che questo signore sull'Inter e la Juventus, ovviamente c'è, lui sa che io sono di fede nerazzurra, lui juventino, non c'è settimana che mi prende in giro, insomma, purtroppo per me. E allora ringraziamo anche gli accompagnatori, chiamiamoli qui, Tommaso Ravelli e Paolo Ansaloni. Paolo Ansaloni non c'è, ma Tommaso Ravelli invece ho parlato prima, quindi c'è. Allora Tommaso, tu ormai quante ne hai viste? Tante, dal 1950. Dal 1950 che segue la Savignanese. Quindi penso una vita. Ecco, e cosa pensi della Savignanese, cioè della squadra di questi ultimi anni? Io se sono qui è perché penso bene, altrimenti non sarei qui. Il tuo ruolo invece di accompagnatore della Juniores è un ruolo che ti impegna molto? Ma relativamente, però lo faccio con passione, è una vita che appunto sono qui, da pensionato seguo sempre con la passione questa attività, insomma. Ecco, voi dovete sapere che se non ci sono queste persone nelle società calcistiche come Rocchi, come Tommaso e come tutti gli altri dirigenti che ringrazio, vedo Bruno Magnani e tante altre persone che fanno parte della società o comunque coloro che danno una mano alla società, ecco, le società calcistiche e dilettantistiche non esisterebbero, quindi bisogna fare un grosso applauso a tutti quanti, ai custodi, a tutti quelli che lavorano dietro le quinte, non solamente quelli che ci vedono magari in campo, si vendono in tribuna come l'ha detto Stampo o che altro, diciamo, il merito va soprattutto a queste persone. Ora passiamo tra l'altro Giovannini, mia mamma si chiama Giovannini, quindi probabilmente avremo una parentela, molto probabilmente, non lo so. E Nicola Della Pasqua invece, che è il vice sindaco del comune di Savignano sul Rubicone. Sì, infatti stavo per chiamarlo poi successivamente, Widmer Sarpieri, l'assessore all'urbanistica del comune di Loggiano, quindi accogliamolo con un applauso, accogliamo l'amministrazione comunale, diciamo, di Savignano sul Rubicone e l'amministrazione comunale di Loggiano. Allora sindaco, io penso che sia un onore veramente avere una squadra di calcio come la Savignanese ben organizzata, io credo. Infatti volevo confermare quello che dicevi il vicepresidente, che noi siamo molto fieri di avere una squadra come questa, e anche l'atmosfera che si respira stasera è proprio prima di tutto quella di una squadra unita che si trova in un ambiente, diciamo così, in cui ci si trova proprio agio, in cui prima di tutto vengono i rapporti, il divertimento eccetera. Poi sappiamo che storicamente la Savignanese rappresenta proprio lo spirito che diceva anche De Falco. Io non sono un espertissimo di calcio, però ritrovo, conosco, ormai ho imparato a conoscere bene il Marco Marconi, il presidente eccetera, e vedo che tutti, anche Magnani eccetera, sono animati da questa grandissima passione, e questa grandissima passione poi si veicola attraverso chi fa parte del gruppo e anche dei nuovi che si trovano subito molto bene. Fra l'altro quest'anno so, gli esperti mi hanno detto che hanno fatto una squadra che insomma vedo che Marco sta facendo gesti scaramantici, però voglio dire, come diceva lui, tutto quello che viene andrà bene, però quest'anno mi impegnerò anch'io ad andare, perché ho voglia proprio di respirare questo clima prima di tutto festoso, ma anche al tempo stesso molto competitivo. Andrò il 4 settembre alla prima qui a Savignano. Benissimo, grazie al sindaco Filippo Giovannini, al vice sindaco Nicola Della Pasqua, che incontriamo sempre molto volentieri. Allora, a Savignano ci sono delle belle strutture, avete fatto dei bei lavori allo stadio, vogliamo fare un po' il punto della situazione?
Sì, adesso siamo molto contenti perché siamo riusciti a fare l'assegnazione dello stadio l'anno scorso di 10 anni, quindi daremo continuità al grande lavoro che la Savignanese sta facendo per valorizzare quella struttura. La novità dell'estate è stato che grazie sempre alla società, perché non si mette mano non cooperando insieme alla società, che non si toglie, non si tira mai fuori, anzi si dà una grande mano per gestire la struttura e per fare i lavori che servono. La novità è anche la tribunetta sul manto in sintetico, quindi un servizio in più per tutti i genitori che andranno a vedere le partite dei ragazzi, e siamo molto soddisfatti. E due parole mi premeva dirle, perché sono stato veramente contento anche di sentire i ragazzi e nel sentire Savignano e la Savignanese descritta come un'isola felice. Ebbene, noi come Savignanesi sì, dobbiamo esserne orgogliosi, come diceva il vicepresidente Lombardini, ma dovremmo anche cercare un po' forse di imparare dalla Savignanese e di fare gruppo, di fare identità e di sentirsela un pochettino di più questa squadra, perché veramente è un'eccellenza che siamo stati capaci ad esprimere e dovremmo sentircela un po' come la squadra di tutti. Il sindaco vuole aggiungere qualcosa? No, sono pienamente d'accordo su questo spirito di squadra che è un forte valore identitario per Savignano, nel quale noi come amministrazione penso che ne stiamo dando proprio dimostrazione, crediamo molto. Grazie all'amministrazione comunale, a Filippo Giovannini, sindaco di Savignano sul Rubicone, e Nicola Della Pasqua, vice sindaco sempre di Savignano sul Rubicone. Passiamo a Vitme Sarpieri, invece assessore all'urbanistica del comune di Longiano. Allora, lei sa che collabora, diciamo, con la Savignese, inteso nel senso di impiantistica o di... No, se me lo consentite, io in questa occasione volevo un po' dismettere i panni istituzionali. Sì. Per rivestire quelli che sono stati un po' i trascorsi miei in seno alla Savignanese. Io ho collaborato con questa società per tanti anni, ho dedicato molto tempo libero, il mio tempo libero a questa società, soprattutto nel settore giovanile, spero con soddisfazione mia, sicuramente, spero anche di tutta la società, alla quale auguro le maggiori fortune, migliori fortune. Anzi, devo dire che il lunedì mattina, leggendo i giornali, tutte le pagine sportive, mi fa molto piacere leggere un risultato positivo della Savignanese, cioè mi riempie di gioia e mi predispone bene per la settimana. Lei è della squadra del presidente Marconi? No, io sono un milanista, purtroppo. In scaletta il dottor Fantozzi, se viene qua, che è il medico praticamente della Savignanese, colui che, diciamo, so che esegue esami, cioè, per i giocatori eccetera, quindi è colui che praticamente ha il polso della situazione dei giocatori. No, non è proprio così, il polso della situazione ce la fa niente. Io collaboro per quel che possa essere utile, molto volentieri, perché ci sto benissimo accanto, intanto è un po' una proiezione, forse ce l'ho dalla mia famiglia. Mio padre era della società, faceva il segretario, e l'ho sempre avuta nel cuore, per cui sono qui ancora. Da vecchio sono andato in pensione quest'anno, per cui da vecchio posso dire sono ancora qui. Non lo dica da vecchio, è la Forniero, diciamo. No, l'età che incide. Un applauso al dottor Fantozzi, collaboratore che collabora con la società. Direi che possiamo chiudere qui la serata. Ringrazio tutti i presenti, ovviamente, per questa serata, lo sottomarino giallo di Savignano sul Rubicone. Abbiamo presentato la squadra della Savignanese Calcio per il prossimo campionato di eccellenza Emilia Romagna Girone B 2016-2017, ma ovviamente uno sguardo anche sul settore giovanile della Savignanese. Non ho citato alcuni nomi, ma vedo Ottavio Nicolini e tanti altri che sono presenti qui. Un applauso. Non ultimo, scusate, in questa serata di festa vorrei rivolgere un pensiero, penso tutti quanti, per il grave problema del terremoto che c'è stato al centro Italia, e questo credo che sia doveroso da parte nostra anche nel mondo dello sport soffermarci un attimo su questa grande tragedia. Grazie e buona serata a tutti.